Vediamo questo messaggio. Sentiamo. Caronte Armani da Oviglio, in provincia di Alessandria, scrive: le volevo chiedere se ha visto quel film indipendente emiliano chiamato Beffa 56 del regista ruspante Emiliano Cartacanta, che racconta la storia di questo uomo, anche lui emiliano, di nome e di provenienza, che riceve la 56esima beffa della sua vita. Un amico viene a casa un pomeriggio, un certo, anche lui Emiliano Fottini, e offrendogli il caffè, Emiliano, il protagonista, si vanta tutto il pomeriggio che il suo caffè a capsule è molto superiore a un caffè, ad esempio, in cui chi lo prepara ha una serie di incidenti di preparazione. Ad esempio, esce già bruciato con una moka, già di per sé arrugginita. Poi, mentre lo versa nella tazzina, gli cade la maionese dentro il caffè per sbaglio, e quando magari cerca di portare la tazzina di caffè al tavolo, incespica su una pertica vegetale e cade facendo volare il vassoio e la tazzina che si rovescia nel pavimento, rovinandolo irrimediabilmente. Pavimento, tra l'altro, abbastanza fangoso. E magari lui per disperazione raccoglie la pozzanghera di caffè con uno straccio vecchio, con residui di detersivo. Poi strizza lo straccio sopra la tazzina ormai scheggiata per far scendere quello che resta del caffè e infine lo serve a chi lo deve offrire. Cioè, lui fa tutti questi esempi per dire, ecco, secondo questo Emiliano, ovviamente il suo caffè a capsule è molto più buono di un caffè del genere, no? Con tutti questi incidenti di preparazione. Qui si vanta tutto il pomeriggio, i due Emiliani bevono il caffè, obiettivamente è buono, poi si salutano e finisce la serata. Purtroppo la mattina dopo, nel film, Emiliano si sveglia e va a prepararsi il caffè come tutte le mattine, forte del fatto che il suo caffè, obiettivamente, è buono. Ma purtroppo, mentre lo prepara, la macchina fa uscire in diluizione nel caffè una crema oleosa verde. Lui lo odora, ma sembra ancora buono, quindi tranquillo. Poi però va a prendere la zuccheriera per mettersi lo zucchero e un vasetto di concentrato di pomodoro si inclina mentre lui cerca di prendere la zuccheriera. Il coperchio si fora perché uno sbuffo di vapore bollente residuo esce dalla cappa della cucina non coibentata e 28 cc di concentrato di pomodoro vanno a finire sul suo caffè. Lui comincia ad aver paura e temere il peggio. Ovviamente cerca di poggiare il caffè sul tavolo, ma il suo cormorano domestico di nome Erminio, che era riuscito a fuoriuscire dalla gabbietta, sfreccia ruzzolando tra le sue gambe e mettendo un gracchiare orribile, al che Emiliano riesce con una prodezza ancora a mantenere l'equilibrio, sta quasi per riuscire a poggiare la tazzina indenne, ma purtroppo appena un momento prima gli viene uno starnuto veemente e nello spasmo improvviso perde il controllo della tazzina che gli cade sul pavimento. Lui, in preda alla disperazione, pregando, piangendo, singhiozzando, cerca di limitare i danni aspirando il caffè dal pavimento con l'aerosol per evitare di contaminarlo ulteriormente, usando come il suo esempio del giorno prima lo straccio. E quindi cerca praticamente di salvare quello che rimane del caffè, ma poi pensa che sia ancora salvabile, no? Lui cerca di far scorrere di nuovo il liquido nella tazzina scheggiata, goccia a goccia ci riesce, quindi alla fine nella tazzina c'è il caffè, poi non so che caffè è. Comunque, senza pensarci, sempre piangendo disperatamente, lo beve tutto di un sorso, ma il sapore è talmente disgustoso che si reca al lavabo per vomitare e piangere. Infine, in lacrime, sudato e distrutto, accasciato sul pavimento, accanto al lavandino sente una voce roca e spietata che gli sussurra: non ti vanti più del tuo caffè adesso, eh? Lui non capisce da dove provenga, ma di fronte a sé c'è il cormorano appollaiato non lontano dal caminetto, che lo sta guardando fisso negli occhi. Potrebbe essere stato il cormorano a dirgli quella frase. È un dubbio che il regista ruspante Emiliano Cartacanta lascia allo spettatore, come con la famosa foto del 1921 del finale di Shining di Stanley Kubrick. Inutile dirle che adesso anch'io ho paura a preparare il caffè a casa mia. È un film troppo suggestivo. Karma strikes back, come si dice a Cremona. Ma la casualità, che cosa è? Ma mi chiedo, ma che cosa pensi? Ma che cosa credi di...
Cristo di Dio! Ma io non lo so! Cristo di Dio! Dobbiamo andare a prendere Eleuterio all'asilo. Sì, andiamo, 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 andiamo. Ma allora, signora Armani, innanzitutto non deve farsi prendere dal panico. Semplicemente, se anche a lei dovessero capitargli reiterati incidenti domestici nella preparazione del caffè, io le consiglio semplicemente di buttare quel caffè e prepararne un altro stando più attento. Io capisco che uno sul momento si fa prendere dal dramma della situazione, nella concitazione, non ha il sangue freddo necessario per pensare lucidamente. Uno non ci pensa a prepararne un altro, ma non è che lei si debba per forza bere qualsiasi caffè che prepara, eh? Magari le cade del formaggio marcio nel caffè, come succede spesso, peraltro, o una blatta attirata dal calore fluido, magari ci si fionda dentro. Per lei un caffè espresso nella tazzina è come per noi un accogliente bagno caldo in una vasca di idromassaggio, con fragranze e fluffi saponari dell'Elite Cosmetic. Quindi non è che mi si può fare una colpa, la blatta, poverina, è attirata. Succede, ma capisco che sul momento uno che ha preparato un caffè anche in modo sofferto, con tanti ostacoli, tende a non pensare di buttarlo, ma continua nella preparazione a cercare di berlo, anche a costo di rimetterci la vita a volte. Però mi creda, la cosa migliore è buttarlo e preparare un altro. Tra le lacrime, pianga pure, ma non è così grave. Bevendo un secondo caffè dove va tutto liscio, e dimentica tutto ed evita tragiche conseguenze. I film comunque sì, certo, l'avevo visto al cinema Meraviglia di Montechiaro nel 1987 con la mia ragazza di allora, Fonoria Grannoli, che purtroppo mi lasciò subito dopo per la discussione post-film che ne scaturì, perché lei mi incolpò di averla portata a vedere un film horror inquietante, accusandomi di averla traumatizzata a vita, mentre lei si era messa quella sera anche delle giarrettiere sexy Reebok, perché si aspettava una serata romantica dopo appunto un film che si aspettava fosse romantico, sentimentale. È andata male, sicuramente mi ero fatto ingannare dalle recensioni che avevo letto sul bollettino marittimo di Porto Torres, relativo agli intrattenimenti clou delle crociere tirreniche. Grazie.